Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica, andiamo all'Aquila, dove questa mattina è arrivato il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, accolto da applausi e contestazioni. Andiamo a vedere insieme il servizio di Giorgio Alessandri. Giornata aquilana per il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che per la seconda volta ha fatto tappa nel capoluogo. Accompagnati dai consiglieri comunali del gruppo consigliere Noi con Salvini, il più numeroso dopo quello del PD, l'europarlamentare leghista ha fatto tappa prima a Paganica, la frazione più popolosa dell'Aquilano e tra le più danneggiate dal sisma, e poi in centro storico, dove ha potuto visionare di persona lo stato dell'arte della ricostruzione e incontrare i rappresentanti del commercio. La famosa zona franca di cui si parlava allora non ne ha potuto usufruire nessuno perché non si è prodotto reddito, quindi poi il doppio shock, prima il terremoto, poi la crisi del 2011, la gente sta stremata, non ce la fa più. Tante volte si prova a remare e contro c'hai un muro, no? Vabbè, proviamo a tirare due testate sul muro, dai, vediamo. Questi due o tre punti, se vi impegnate, secondo me ne Anche vale la domani, pena per ridare una speranza. anche domani, Sì, anche domani. Qualche contestazione messa in scena da un gruppo di ragazzi, ma tutto è fortunatamente filato liscio con il leader della Lega che non ha risposto alle provocazioni. Oggi vorrei sorridere perché ho incontrato tantissime persone per bene, ho incontrato parroci, ho incontrato mamme, ho incontrato insegnanti, ho incontrato artigiani. È una vergogna che dall'inizio di quest'anno non lavorino per la ricostruzione gli artigiani dell'Aquila perché qualcuno a Roma o in comune ha deciso di privilegiare le grandi aziende che arrivano da altre parti. Secondo me l'Aquila deve essere ricostruita con il lavoro della gente dell'Aquila. Non riesco a sorridere perché è indegno di un paese civile che a 7 anni da un terremoto ci sia ancora gente che vive fuori di casa, studenti che vanno a studiare nei moduli abitativi, negozi che non riapriranno mai, e qua qualcuno si preoccupa di chi arriva. Ora io mi incazzo come una bestia per il fatto che ci siano aquilani o emiliani fuori di casa loro dopo anni dal terremoto e ci sia tutto per chi sbarca domani mattina a Lampedusa. Il Tribunale del Riesame dell'Aquila ha annullato il provvedimento di custodia cautelare nei confronti del sindaco di Tagliacozzo Maurizio Di Marco Testa, finito in carcere il 31 marzo e ai domiciliari il giorno successivo, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Avezzano sull'affidamento di appalti pubblici. Il primo cittadino si era dimesso il 1° di aprile. I giudici del riesame hanno annullato anche i provvedimenti di custodia cautelare ai domiciliari a carico di Gabriele Venturini, assessore comunale, Carlo Tellone, architetto di Tagliacozzo, Gianpaolo Torrelli, responsabile dell'ufficio tecnico del comune. Ed ora siamo ai temi del lavoro con l'avvertenza Thales. In primo piano continuano le schermaglie nella difficile trattativa per non far chiudere lo stabilimento di Chieti Scalo. Questa mattina i sindacati hanno deciso di non andare all'incontro previsto a Roma al Mise. Salta l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra i lavoratori della Thales di Chieti, ormai in protesta da 20 giorni, e il management italiano della società. A causare il no è l'incontro negato ai sindacati dai vertici francesi. Noi siamo stati chiari con il management, sia italiano che francese, tant'è che abbiamo scritto una lettera al CEO francese Patrick Kane, il nostro mega boss, chiedendo un incontro con una rappresentanza di lavoratori italiani. Lui ci ha fatto rispondere dal suo collaboratore dicendo che questo incontro praticamente non ci sarà. A questo punto abbiamo deciso di comune accordo di non partecipare all'incontro al Mise, appunto per non parlare appunto col management italiano, che sicuramente non ci porterà a niente di nuovo. La questione si fa complicata poiché se inizialmente l'intervento della Regione era finalizzato al reperimento di fondi per evitare la dipartita della società, proprio l'assessore regionale Giovanni Lolli, riuscito nell'impresa, si è trovato a dover fronteggiare la volontà del management di trasferire i lavoratori in altre sedi d'Italia ed ora le trattative vanno avanti cercando un punto di unione.
vuole trasferire gran parte dei lavoratori, circa 70, a Firenze e a Gorgonzola. E il piccolo gruppo che rimarrebbe, che è quello che lavora su una la cosiddetta Star 1000, la radio del soldato, verrebbe, diciamo, venduto, se non svenduto, a una società che verrebbe poi assorbita da un gruppo malese. E chiaramente una società che ha circa 12.000 km di distanza, dopo un anno o due anni, prende baracche e burattini e porta via tutto. A Teramo, dopo l'incontro fra le parti questa mattina al tavolo delle relazioni industriali della provincia, i dipendenti ex PAP che dal 1 aprile sono senza lavoro hanno deciso di organizzare un presidio permanente nella sala della giunta. Secondo i lavoratori, nonostante l'impegno delle istituzioni e la volontà espressa dall'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, non si registrano novità tali da assicurare un risultato apprezzabile. I lavoratori sono circa una trentina assieme ai rappresentanti sindacali, hanno quindi deciso, come vedete dalle immagini, di occupare la sala della giunta. Secondo i lavoratori, la responsabilità di quanto accaduto alla PAP e dell'ASL, che non ha tutelato gli addetti che da anni svolgono il servizio mensa. Torniamo all'Aquila. È polemica tra il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, attualmente candidato a sindaco per la capitale. La polemica riguarda l'ennesimo crollo di un balcone nei progetti case. Andiamo a vedere il servizio. Sindaco Cialente, ieri è tornata nuovamente di attualità questa polemica lanciata da Bertolaso sui crolli dei balconi dei progetti case, e lei ha detto, senza nascondere, insomma, che ha detto una bugia, che è un bugiardo. Quei balconi sono stati fatti con un errore vero, progettuale, cioè la reazione tecnica. So di legno, il legno non era granché, era un legno non stagionato, non verificato, ma passa questa cosa. Il problema però è un altro, che lì non è stata fatta l'impermeabilizzazione, cioè un errore gravissimo su 800 balconi. Allora, la manutenzione, noi facciamo manutenzione ordinaria, non straordinaria, lì si trattava, sapendolo, perché ci si è accorti dopo, perché erano tutti chiusi, no? Chi può pensare, no? Si trattava di smantellare tutte le coperture, rimpermeabilizzarle, eccetera, eccetera, con una spesa 5.000 euro, 3.000 euro a balcone, 3x8, 24, cioè è una cosa, cioè è stato fatto male. Allora una persona, Bertolaso, dovrebbe dire: io ho fatto il progetto casa, no? Ma hanno sbagliato i tecnici, sono stato a dire, io quante volte ho detto di fare questa cosa, l'hanno fatta male. Perché? Perché c'è il decisore, lui, poi c'erano i suoi sottoposti, i quali hanno i sottoposti, è una piramide decisionale. Assumiti la responsabilità, vuoi fare io sindaco a Roma, andando a dire ogni volta, ma non sono stato io. In Consiglio Comunale a Pescara si è tornati a discutere della tassa di soggiorno, Consiglio nuovamente sospeso. Una valanga di emendamenti sono stati presentati dalle opposizioni, circa 700, ma ci sarebbe un accordo tra centrodestra e centrosinistra del quale si sta discutendo in queste ore. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Sulla tassa di soggiorno non c'è ancora accordo, ma venerdì scorso un mezzo accordo era stato comunque trovato. Sì, c'è stata la condivisione su un ragionamento che è il seguente: noi non siamo contro l'introduzione della tassa di soggiorno come pregiudizio, ma riteniamo che sia doveroso da parte del Comune riversare il beneficio economico derivante da questa tassa sulle attività dei pescaresi. La proposta che abbiamo fatto praticamente si sostanzia in che cosa? Nella possibilità di abbassare l'occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali dei pescaresi, quindi un vantaggio immediato e certo per coloro i quali vivono, operano, danno lavoro in questa città. In linea di massima anche la maggioranza di centrosinistra ha condiviso questa impostazione. Adesso si tratta di comprendere se, una volta che proviamo a calare i numeri, l'intesa reggerà. Noi riteniamo che questa tassa di soggiorno sia una scorciatoia amministrativa, cioè il modo più semplice di amministrare è chiedere soldi alla città. Però se loro vogliono metterla, quindi istituirla, noi imponiamo dei vincoli. Chiediamo che queste risorse vengano utilizzate per il piano marketing, per quello che viene effettuato e richiesto nel piano marketing, che questo piano sia comunque condiviso
condiviso con le parti politiche, con i residenti, con tutti gli stakeholder portatori di interesse attraverso un tavolo che dovrà riunirsi una volta al mese, e chiediamo che venga appunto vincolato e blindato all'utilizzo appunto dello sviluppo della città. Questa è un'imposta che permette a coloro che non sono pescaresi, che non sono cittadini, di contribuire al funzionamento della città. Se nel confronto con le opposizioni è possibile venire a un testo, diciamo, che funzioni meglio, che sia più organico o che abbia un consenso maggiore, anche perdere qualche ora di tempo, non impiegare più che perdere qualche ora di tempo, non è un problema. Restiamo a Pescara. Appena presentato il progetto della barriera antinquinamento da installare alla foce del fiume Pescara, potrebbe rischiare uno stop da parte della direzione marittima d'Abruzzo e Molise, che ha l'ultima parola sul progetto. Riccardo Padovano rassicura però e spiega che il progetto comunque dovrebbe andare avanti, nonostante ci saranno sicuramente degli approfondimenti sul preliminare. Sentiamo. Padovano, si torna a parlare di questa barriera antinquinamento, evidentemente però andranno fatti degli approfondimenti, bisognerà vedere bene questo progetto. Beh, il progetto è nella fase iniziale, nell'embrione, è stato presentato uno straccio di preliminare. Per mettere in piedi questa progettazione c'è bisogno di fare uno studio più approfondito delle correnti, e non parlo delle correnti marine, ma delle correnti che poi servono alla navigazione dei porti. È chiaro che se questo progetto dovesse essere calato sull'area portuale, spetta al comandante della cabina di porto dare l'ultimo parere favorevole. Chiaramente da questa mattina sono iniziati gli studi per approfondire la tematica, poi noi stiamo cercando di metterci la faccia e di fare il meglio per la nostra città. Noi stiamo parlando di una barriera galleggiante che si usa in tutto il mondo quando c'è uno sversamento di idrocarburi per contenere che gli idrocarburi arrivino sotto la costa. Questo sistema serve per non danneggiare l'ecosistema marino. In questo caso non stiamo parlando di idrocarburi, ma stiamo parlando dell'acqua del fiume Pescara, stiamo cercando di portarla più lontano possibile dalla diga. Nuove tecnologie per il controllo del territorio, se ne è discusso questa mattina a San Giovanni Teatino. Francesca Romana Testi. Prevenzione e lotta al crimine, ruolo e professionalità della polizia locale. E questo è il titolo della due giorni organizzata dal Comune di San Giovanni Teatino, alla presenza di esperti in nuove tecnologie e rappresentanti delle istituzioni governative. Obiettivo: rendere più efficiente il lavoro di prevenzione delle forze dell'ordine. Noi abbiamo fatto un grande lavoro, è quello di partecipare a un bando regionale per installare le telecamere in tutti i plessi scolastici che oggi sono in sicurezza. L'abbiamo messa nelle piazze, a breve le estenderemo su tutto il territorio, proprio perché con questo tipo di attività vogliamo mettere sicurezza e tranquillità il paese. Di che criminalità si parla in questo comune? Io penso che quello che ormai è aumentato, c'è una recrudescenza di furti negli appartamenti, di raggiri a carico degli anziani. Noi su questo ci siamo dimostrati più che attivi. Io personalmente ho partecipato all'arresto di due zingari che venivano da un campo rom di Roma, li abbiamo assicurati alla forza dell'ordine, purtroppo come sempre succede il giorno dopo vengono liberati perché minori, e quindi questo è un fenomeno che dovrebbe essere affrontato a livello nazionale. A presenziare all'incontro c'è il sottosegretario alla giustizia, la senatrice Federica Chiavaroli, che ricorda l'importanza dell'operato degli uomini delle forze dell'ordine e del loro lavoro silenzioso anche fuori dai fatti di più stringente cronaca. Ma questa è una giornata molto importante perché è un incontro di formazione e è un momento nel quale c'è davvero bisogno di formazione, perché le esigenze cambiano, il tempo nel quale viviamo è un tempo complesso, e quindi un plauso a chi l'ha organizzato e un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine per il continuo lavoro che svolgono quotidianamente sulla prevenzione. È un lavoro silente, è un lavoro nascosto, ma è un lavoro che alla fine di ogni giornata ci fa verificare che non è accaduto nulla. A Francavilla il consigliere comunale Stefano Di Renzo ha presentato un ordine del giorno per evitare la chiusura del centro riabilitativo Santa Caterina. Consigliere Di Renzo, lei ha presentato nei giorni scorsi un ordine del giorno in consiglio comunale a Francavilla per evitare la chiusura del centro Santa Caterina. La situazione è sempre più difficile.
Sì, noi abbiamo presentato un ordine del giorno che verrà discusso penso la settimana prossima in Consiglio Comunale. Noi vogliamo evitare che un centro riabilitativo di qualità, un'eccellenza del territorio francavillese e della provincia di Chieti possa chiudere, che 75 famiglie possano rimanere senza stipendio e soprattutto che gli utenti, in gran parte disabili gravi, debbano rimanere senza un servizio fondamentale, tra cui quello della piscina, che è già chiuso da un anno e mezzo e per il quale noi in questi anni ci siamo battuti per la riapertura. Quindi auspichiamo con questo ordine del giorno che la Regione Abruzzo, in persona del Governatore e dell'Assessore alla Sanità, si interessino affinché il decreto del 2015 con il quale veniva aumentato il budget della struttura per garantire la riapertura della piscina e il mantenimento della struttura possa diventare una realtà in maniera tale da garantire le famiglie, gli utenti e la realtà francavillese. Grazie al suo interessamento nei giorni scorsi c'è stato già un incontro con l'ASL di Chieti. Sì, mi sono fatto promotore in prima persona di un incontro con i vertici della ASL perché la struttura vanta un credito di circa 1 milione di euro, un conguaglio tariffario del 2014 e 2015 senza il quale l'istituto rischia concretamente di chiudere entro quest'estate. Ribadiamo che è un servizio, un'eccellenza per il nostro territorio, per l'utenza, che va tutelato e bisogna intervenire subito. La politica deve intervenire in maniera seria. Noi abbiamo fatto diverse azioni in questo senso, mi permetto anche di ricordarne una che non è direttamente attinente ma sicuramente importante per la realtà francavillese, come il completamento del terzo depuratore nord di Valle Anzuca, il quale è stato reso possibile grazie all'intervento della commissione speciale che ho presieduto e che il prossimo anno renderà veramente il mare di Francavilla finalmente pulito. Due corse supplementari per servire nuove aree nel comune di San Giovanni Teatino. Questa mattina si sono incontrati per discuterne i vertici di Tua e i rappresentanti del comune. Cresce la città e cambiano le esigenze della popolazione. A San Giovanni Teatino l'amministrazione comunale chiede l'intervento dei vertici della Società Unica di Trasporti, TUA, per garantire nuove tratte in aree divenute più popolate. Implementare le corse o del 13 o addirittura estendere la corsa dell'11, stiamo vedendo quale è tecnicamente fattibile, per venire incontro alle esigenze dei cittadini. L'altra esigenza è quella della cittadella dello sport. Ormai è una realtà che non è più soltanto della nostra città ma dell'intera area metropolitana, e quindi ha bisogno di maggiori servizi. Per quanto riguarda la cittadella dello sport è già tutto pronto, anche sotto il punto di vista degli aspetti formali e anche delle strutture che abbiamo realizzato. Stiamo attendendo l'ultima azione della ristrutturazione interna di TUA per poter portare anche il 6 alla cittadella dello sport. Nell'incontro avvenuto questa mattina la società TUA ha acquisito le prime informazioni utili per analizzare la richiesta e fare tutte le dovute considerazioni sul caso, ricordando che la società si trova attualmente in una situazione di riorganizzazione interna. Il Comune di San Giovanni Teatino ci ha chiesto un intervento particolare su alcune tratte, stiamo valutando insieme all'amministrazione innanzitutto i numeri, perché ovviamente poi dobbiamo fare i conti con i viaggiatori potenziali interessati, e poi stiamo verificando anche sul piano tecnico la possibilità di far arrivare i nostri autobus suburbani e urbani in aree attualmente non servite, e per questo abbiamo necessità anche dei pareri tecnici degli enti preposti a rilasciare il nulla osta per la sicurezza d'esercizio. Ed ora andiamo al Vinitaly di Verona per vedere l'iniziativa portata avanti dall'associazione Le Donne del Vino, delegazione abruzzese, che riguarda il connubio tra vino e dolci. Un percorso tra i dolci tipici abruzzesi e gli abbinamenti per concordanza con i migliori vini regionali è stato il tema della degustazione promossa dall'Associazione Nazionale Le Donne del Vino, che si è animata nello stand istituzionale della Regione Abruzzo, alla presenza di esperti come il giornalista Mauro Giacomo Bertolli del Sole 24 Ore e il presidente della Confederazione Pasticceri Italiani Federico Anzellotti. Il tema dell'incontro è stato Dulcis in fundo e oltre, nel quale si è svolto un viaggio nella migliore tradizione dolciaria abruzzese, abbinata a vini come il cotto, il passito e il muffato,
seguendo il criterio tecnico di abbinamento per concordanza, cioè i dolci con i vini dolci. La tradizione dolciaria abruzzese abbraccia quella dei vini tipici della nostra regione. Avete una tradizione molto importante sia dal punto vitivinicolo ma anche dal punto dei dolci, per cui è sicuramente una cosa molto intelligente cercare di proporre le due cose insieme per spingere ancora di più quello che è la tradizione e la tipicità. Potrebbe essere un'arma in più per promuovere il vino abruzzese? Assolutamente, in un momento in cui il dolce ha veramente sta veramente sulla cresta dell'onda, sia sul mercato nazionale che internazionale, può essere un buon veicolo di promozione anche per il vino abruzzese. Ieri la Camera di Commercio di Pescara ha assegnato i premi Fedeltà al Lavoro. Si è tenuta al porto turistico di Pescara la 35esima edizione del premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico, la Camera di Commercio di Pescara, che ha premiato consegnando un riconoscimento ai propri associati e anche ai dipendenti che hanno raggiunto i 25 anni di attività all'interno dell'ente camerale. È un messaggio di ottimismo far vedere che l'impresa, la piccola impresa italiana nel tempo cresce, va avanti, si ingrandisce portando ad esempio poi due realtà importanti del nostro territorio come un'azienda internazionale di primo livello europeo come appunto Proger, premiata attraverso il suo amministratore delegato, l'ingegnere Sgambati, pescarese DOC, e i maestri del lavoro che rappresentano in questo momento il punto d'esempio visto proprio dal punto di vista dell'impresa come sacrificio, come dedizione al lavoro da dare come messaggio soprattutto alle nuove generazioni. Ecco, il nostro tessuto imprenditoriale è un tessuto fatto proprio di queste figure, dell'impresa che vive il suo territorio, che assume all'interno del proprio territorio, di un'impresa che si tramanda da padre in figlio. Noi dobbiamo guardare a un mondo sicuramente che sta crescendo a dismisura, i nuovi mezzi telematici danno grandi prospettive e grandi potenzialità anche alle piccole imprese artigiane, ma ecco, la storia, la tradizione, da dove veniamo, è importante ricordarsene ed è importante mostrarlo come esempio, lo risottolineo ai giovani. Sono stati circa 30.000 i visitatori della 28esima edizione della Fiera dell'Agricoltura di Teramo. Elisa Leuzzo. Si è chiusa ieri sera la 3 giorni dedicata al mondo dell'agricoltura in tutta la sua diversità, che quest'anno ha raccolto 40 espositori in più su oltre 20.000 metri quadrati. La 28esima edizione della Fiera dell'Agricoltura ha visto infatti la partecipazione di 200 espositori provenienti da 8 regioni, dove come sempre domina la gastronomia con prodotti locali. Per la 28esima edizione nuovo record di presenze, quest'anno infatti sono stati circa 30.000 gli accessi dei visitatori nei 3 giorni di fiera. Grande affluenza non solo di pubblico ma anche di studenti, 500 ragazzi delle scuole cittadine hanno infatti visitato il Rozzi nei primi 2 giorni di fiera per prendere parte ai laboratori didattici e ai convegni organizzati dall'istituto. Assaggio dell'olio, estrazione del DNA da kiwi e pomodori, conoscenza delle erbe spontanee o della filiera del miele e simulazione della ricerca del tartufo con cani addestrati sono state solo alcune delle attività ideate a beneficio dei visitatori. È stata una grande festa, ricca di cultura, ricca di argomenti importanti toccati appunto all'interno dei convegni che sono stati svolti tutta la giornata di venerdì e sabato. La grande partecipazione di tutte le scuole, insomma si toccava con mano l'entusiasmo che questa location della scuola insieme a tutta la Fiera dell'Agricoltura ha sicuramente portato nel cuore dei nostri ragazzi, quindi noi speriamo che sia un trampolino di lancio per i nostri giovani che possano rivalutare il proprio territorio. Ed ora la pagina dello sport, calcio di Serie B in primo piano, biancazzurri al lavoro per preparare l'anticipo di venerdì sera con il Cesena, l'Adriatico Cornacchia, torneranno a disposizione Zuparic e Torreira, ancora in dubbio Zampano, fra i romagnoli ci sono gli ex Cascione, Cone e Ragusa. Andiamo ad ascoltare Bruno. È una partita particolare, ci tenevo tanto a fare bene, per me era un derby e
è andata bene, abbiamo vinto, abbiamo disputato una buona gara, abbiamo saputo soffrire nella prima parte del secondo tempo, abbiamo sofferto, ci siamo ricompattati e abbiamo secondo me disputato una grande gara. Il primo tempo abbiamo fatto bene, anche la seconda parte del secondo tempo abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco in mano e abbiamo vinto una partita secondo me meritata. Sono queste le partite che fanno al caso di Bruno? Ma sono tutte le partite che fanno a casa di Bruno. Io sono a disposizione del mister, il mister quando decide di farmi giocare è libero, io sono a disposizione, cerco di dare sempre il massimo quando vengo chiamato in causa, è andata bene, sono contento, abbiamo vinto e adesso pensiamo subito alla partita della settimana prossima che è uno scontro diretto e ci teniamo a fare bene. La terza sconfitta consecutiva della Virtus Lanciano contro l'Entella fa riapparire lo spettro della retrocessione per la squadra guidata da Maragliulo, anche perché giovedì a Roma si discuterà del deferimento e quindi potrebbero arrivare nuovi punti di penalizzazione. Andiamo ad ascoltare adesso il DS Luca Leone, il vicepresidente della Virtus Lanciano, Guglielmo Maio. Voglio sottolineare la prestazione dei ragazzi che... A parte i primi minuti diciamo, di blackout, dopo hanno giocato come devono giocare e dobbiamo rialzare subito la testa e pensare subito a Latina, che è quella cosa più importante, perché ci sono ancora delle partite da giocare e sono convinto che con questo spirito ce la possiamo fare. La penalizzazione, io ripeto, il Lanciano è andato dritto su due scadenze riguardanti la parte dei tributi giocatori, quella la scadenza di ottobre e la scadenza di dicembre. Il resto è stato tutto quanto interamente pagato, quindi soltanto queste due scadenze che cercheremo di rateizzare, perché però purtroppo alcuni moduli dell'Agenzia delle Entrate non ancora escono, quindi non possiamo ancora farlo. Quindi su tutto l'allarmismo che vedo dovrebbero essere due i punti di penalizzazione che potrebbero esserci inflitti, ma noi abbiamo le nostre ragioni perché io spero già giovedì non ci siano dati. Però c'è un tribunale che giudicherà e poi nel caso faremo appello, perché crediamo di avere le nostre ragioni. Poi ci sono gli avvocati che ci stanno andando, io sono stanco di ripetere questa cosa perché lo stiamo dicendo dall'inizio anno, si sono fatte delle scelte che dovevano farsi, quindi non cadiamo dalle nuvole ogni volta a parlare di questi punti, perché se ci saranno e saranno due punti in più da fare, sono sette partite e i punti in palio sono tanti. In Lega Pro traballa pericolosamente la panchina di Carlo Perrone dopo la sconfitta dell'Aquila a Prato e il duro scontro tra lo staff tecnico e la società si è deciso per un ritiro punitivo. La situazione di classifica è diventata davvero difficile. Andiamo a vedere la sconfitta di Prato nel servizio di Andrea Costantini. L'Aquila stecca ancora, il discorso salvezza si complica. La squadra di Carlo Perrone esce sconfitta 3-2 anche nello scontro diretto di Prato, subendo l'aggancio in classifica proprio dei Lanieri. La vittoria oramai manca da 7 partite ed è la quarta trasferta consecutiva nella quale l'Aquila torna a casa senza punti. Invertire la rotta è fondamentale per centrare la salvezza diretta e per farlo è necessario limitare il numero spropositato di errori commessi tanto in difesa quanto in attacco. Basti vedere come dopo 7 minuti Pesoli, non al massimo della condizione, sbagli il rinvio agevolando il vantaggio del Prato con la botta ravvicinata di Benucci su assist di Corvesi, una conclusione che non dà scampo a Scotti. Con Maccarrone out per squalifica e Milicevic infortunato, Perrone fa debuttare Chirieletti e sceglie De Sousa al posto di Perna. L'Aquila troverebbe il pari con Benzaia, ma Viotti di Tivoli annulla per un fuorigioco che le immagini dicono non esserci. Poi inizia la fiera dell'errore nei pressi della porta dell'estremo di Casa Rossi, graziato da San Domenico che scheggia il palo, poi il furetto partenopeo prova a saltare Rossi che con un guizzo gli soffia il pallone, quindi De Sousa tu per tu col portiere toscano, anziché servire per il comodo 1-1 San Domenico conclude in prima persona e sbaglia. Nel finale di tempo ancora San Domenico fa tutto bene fino al momento del tiro, quando viene murato dall'estremo Lanieri. Troppi sbagli che l'Aquila paga ad inizio di ripresa, quando Perrone effettua un doppio cambio, fuori Pesoli e De Francesco, dentro un altro debuttante come Bruno e Triarico, ma il Prato raddoppia al sesto sugli sviluppi di un corner. Capitan Ghinassi, benché trattenuto in tuffo, riesce a incornare. Scotti si fa sorprendere ed è 2-0 Prato. Neanche il tempo di smaltire la seconda botta che l'Aquila incassa anche il tris al decimo. Ogunseye, inserito dopo l'intervallo al posto di Regolanti, sfrutta le praterie lasciate dall'Aquila, salta Scotti e fa 3-0.
La partita sembra finita, ma toccato il fondo l'Aquila si ridesta e al 19° va a segno con la pantera De Sousa che di testa corregge il traversone di Chirieletti e mette la palla all'incrocio. 3-1. Perrone gioca anche la carta di Mercurio al posto di Boulevardi ed è ancora Chirieletti il protagonista di un assist, stavolta involontario, ma comunque efficace per San Domenico che fa centro a 10 minuti dalla fine. All'86° Bruno stende così Gaiola in area di rigore, penalty che Gabbianelli calcia alle stelle. Nei minuti finali l'Aquila ci prova ma vanamente, la sconfitta si materializza ed ora squadra in ritiro. Nelle ultime 4 gare con 3 sconti diretti non sono più ammessi passi falsi. È tutto, prossimo appuntamento con il TG6 alle ore 19 e poi la terza edizione alle 23. Grazie per averci seguito, buona giornata.